Ok, ciao a tutti ragazzi e benvenuti per questo nuovo gameplay di Skyrim qui col vostro Vale93ba. Allora, muoviamo un pochettino questo coso per fare in modo che si tolga l'animazione. Allora, vi starete chiedendo forse dove siamo. Ebbene, ho finito di costruire, diciamo, la nostra bella casetta. E perciò, diciamo che adesso ci sono tutti i comfort del caso, come potete vedere, piena di teche, di comodini, forzieri, robe. Che è successo qua dentro? Bah, vabbè. Abbiamo un bel po' di ceste da poter riempire con tutto ciò che ci piace. Allora, c'è da dire che io, come forse ricordate, avevo scelto di fare a casa nell'ala ovest, anzi nell'ala est. L'armeria che sto momentaneamente ristrutturando, sto mettendo un po' di armi qua. Abbiamo un set di vetro completo, d'ebano completo, da Edrico devo ancora trovare qualche oggetto. Qui abbiamo alcuni dei bastoni unici che abbiamo trovato. Purtroppo ho cercato di mettere nelle teche anche le armi, però purtroppo uscendo e tornando in casa ho notato che le trovavo a terra da qualche parte, avevo paura di perderle, perciò le ho messe tutte in questo baule. Comunque, nonostante tutto, ho posizionato poi qua il bastone di Magnus e il Wutrand, e penso che anche se dovessero esserci altre armi le posizionerò prima nell'armeria e poi nel resto della casa. Qui abbiamo, diciamo, l'entrata principale, quello che è il salone, diciamo. A nord abbiamo questo sorto di cucinino dietro alla zona principale e da questa parte andiamo alla cantina che vedremo dopo. A nord ho messo il laboratorio di alchimia, se non ricordo male. Quindi, mentre ad ovest, dico bene, ho messo la torre di incantamento. Ovviamente qua non c'è quasi nulla, però ai piani superiori, adesso ci andiamo, troveremo da questa parte, come vi dicevo, alchimia. E penso che metterò qualche abito per l'alchimia, diciamo, quando avrò fatto in modo di avere tutti gli abiti che fortificano l'alchimia al massimo. Si può andare anche all'ultimo piano, sulla terrazza, diciamo, sia di qua che dall'altro laboratorio. Qui ci sono dei centurioni, nucleo dei centurioni. Qui abbiamo un piccolo, diciamo, incantatore arcano, anche se quello più grande ce l'abbiamo dietro qua. Dovrebbe essere una camera per bambini, se non sbaglio. Di qui invece abbiamo la camera matrimoniale, giustamente. Mentre qui abbiamo, come vi dicevo, il laboratorio di alchimia, quello figo, quello grande. Qui ci sono tutti gli ingredienti. E vabbè, e anche di qua vi dicevo si può salire su Skyrim. Perciò io vi porterei giusto a vedere il piano interrato, perché secondo me è la parte più figa in assoluto. Cioè proprio il DLC che ti permette di avere una casa si chiama Hearthfire, no? E se vogliamo, quando è stato al lancio, quando è stato proprio lanciato, non è che valesse tutti quei soldi, perché mi sa che valevano una ventina, trentina di euro ciascuno i DLC. Perciò questo di tutti e tre è quello peggiore, se vogliamo, perché ti dà solamente la possibilità di farti le case, di avere gli appezzamenti, però devo dire che ne vale veramente la pena. Allora, come potete vedere, arriviamo al banco del campettiere. Che fa? Boh, vabbè, è rimasto questo qua. Dopodiché, se siete dei vampiri, qua troverete il vostro loculo, la vostra tomba per poter dormire, ma visto che non è il mio caso è vuoto praticamente. Qui abbiamo un po' di idromele che si può spillare, io l'ho già fatto. E qui abbiamo costruito i santuari di tutte le divinità possibili e immaginabili, perciò se avete bisogno venite qua. Io adesso non so che benedizione ho preso, ma l'ho fatta tanto per.
questa è una delle vesti che voglio avere alla fine del mio percorso, in modo che ogni volta che devo forgiare qualcosa mi metto questa con tutti gli incantamenti di forgiatura al massimo, però è ancora lunga purtroppo come strada. E qui abbiamo il fiore all'occhiello che è la forgia. Abbiamo la forgia, abbiamo il crogiolo, qui si possono mettere tutti i tipi di materiali, ma io non lo faccio perché poi troppe cose sparse un po' dappertutto, mi piace avere diciamo un'unica risorsa. Qua ci sono i materiali grezzi che non sono sicuro che si ripristinano entro tot di tempo, ma penso di no, sono qui per bellezza, io li ho lasciati. Qua ancora cassaforte. Perciò, diciamo un'altra cesta. Diciamo che comunque come abitazione, secondo me, vale veramente la pena di farsene una, ecco. Poi io forse sono stato un pochettino stupido perché ho preferito fare un'abitazione funzionale piuttosto che una bella da vedere, diciamo, da avere. Nel senso che, se ben ricordate, avevamo tre opzioni e io ho scelto appunto quelle che mi davano la possibilità di avere le tre cose principali di forgiatura, incantamento e alchimia, mentre potevo avere tipo cose inutili come la cucina, la stanza da letto, che poi alla fine comunque le abbiamo su. Così come comunque abbiamo qua un coso di alchimia, sopra mi sa un coso di incantamento piccolino, perciò volendo si può avere tutto, però nel dubbio diciamo che è meglio così. Comunque, io direi andiamo al piano superiore. Qua ho messo un po' di libri, un pochino di quelli che avevo. Andiamo su. E dopodiché vi farò vedere anche il di fuori, diciamo, come termina la costruzione della casa al di fuori. Ok, eccoci qua. E questa è la vista che abbiamo dalla torre nord. Da questa parte abbiamo una grossa montagna, di là c'è il piccolo laghetto personale dove possiamo coltivare i nostri pescetti, vicino allo sbocco che poi dà sul mare. Di là abbiamo vista, come si chiama, Solitude. Di là potete vedere che c'è appunto l'altra torre. Qui un'altra cesta che sinceramente non so a cosa possa servire perché uno la deve tenere proprio qua sopra. Gli uccellacci che fanno i nidi a casa, nido di uccelli, va bene. Uova di passero delle rocce, ok. Di qua abbiamo un'altra sediolina per sederci a ammirare il panorama, ma noi non lo faremo perché siamo dei gattoni. Da questa parte abbiamo un altro crogiolo, che sinceramente non è molto utile nel momento in cui si completa l'intera casa perché l'abbiamo nel sotterraneo, però all'inizio è comodo perché si può prendere anche dell'argilla, della pietra da lì. Qua è il di sopra praticamente dell'armeria. E qui abbiamo Shadowmer lì vicino alla stalla, l'ho posizionato in modo che fa da guardia se qualcuno dovesse venire a disturbarci. E qui abbiamo il terreno fertile che dopo un tot di tempo si può raccogliere della roba. Io ovviamente non ho, ho già raccolto per tot di tempo, mi sa che ogni 24 ore si può raccogliere nuova roba, perciò per oggi diciamo che ho già preso. E di qua invece penso si possano allevare degli animali, però io non ho avuto la possibilità di deciderlo per adesso, così è andata. Abbiamo ceppo da taglialegna per raccogliere direttamente la legna da casa. Vi faccio vedere come ultima cosa dove trovare le risorse. Qui accanto al crogiolo abbiamo una vena di... Dov'è? Ah, eccola. Abbiamo una vena di pietra, una cava di pietra. Mentre scendendo verso il nostro bellissimo laghetto ci abbiamo l'argilla. Questi sono materiali che serviranno nel momento in cui vorrete iniziare la costruzione. Qui ci sono degli orc che sono dei vicini simpaticissimi. Mentre noi qua, in fondo al mar, ci abbiamo un po' di pescetti. Se riuscissi a vederli, purtroppo...
Sembra che non ce ne siano, anche se posso assicurarvi che fino a poco fa c'erano. Vabbè, sarà che si stanno un attimo moltiplicando, boh, non lo so, ogni tanto ci sono i misteri di Skyrim, voi non fateci caso. Comunque, dopo questo piccolo tour della casetta vista da qui, io direi che possiamo recarci. Allora, avevo intenzione oggi di andare, se non sbaglio, a metà tra Dawnstar. A metà tra Dawnstar e Winterhold. Perché direte voi? Perché voglio vedere che cosa c'è qui al faro di Frostflow. Qualcuno mi aveva segnalato che c'è una quest carina da fare, io voglio dare un'occhiata. Ok, eccoci qua. Ehi! C'è un cavallo morto, questo non me lo ricordavo. Non è Shadowmere, vero? No, ma che? Il nostro Shadowmere potrebbe veder morire tutti. Per mano sua, ovviamente. Allora, in questo faro come ci si entra? Soprattutto come ci si entra, non come si entra. Da qui, perfetto. Wow! Che cos'è? Scopri la causa degli omicidi al faro di Frostflow. Ai ai ai, e qui c'è un Ashafalmer, perciò mi sa che ho già capito chi sono i colpevoli. Comunque, cerchiamo diario di Habd. Leggiamo. Dopo anni di navigazione da Hammerfell a Solstheim e ritorno, io e Ramatti abbiamo finalmente messo da parte abbastanza denaro per comprare quel vecchio faro che abbiamo visto sulla costa. Ci trasferiremo il mese prossimo. Questi Nord sono davvero come si deve... sanno davvero come si deve vivere. Farà anche freddo, ma non c'è niente di meglio che osservare gli iceberg per trascorrere in tranquillità gli ultimi anni della tua vita. Anche Ramatti adora questo luogo, nonostante ogni tanto il soffitto perda. Mani e sudi, purtroppo, non sono affatto a loro agio qui. So che sono grandi abbastanza per andare per la loro strada, ma spero che imparino ad amare la pace e la quiete di questo luogo come ho fatto io. Mani e sudi continuano a bisticciare e punzecchiarsi a vicenda, e sembra che inizino a prendersela anche con la madre. Ramati dice che continuano a sparire cose dalla cantina. Sudi sostiene di aver sentito dei rumori laggiù, mentre Mani pensa semplicemente che la madre stia impazzendo per via dell'isolamento. Che sciocchezza, lei ha sempre voluto venire a vivere qui. Sudi continua a dire che la notte sente dei rumori provenire dalla cantina, come dei graffi. Credo che stia solo cercando di far saltare i nervi alla madre, ma sarà meglio che scenda in città a comprare qualche trappola nel caso si trattasse di Skiver. Ci vorranno solo un paio di giorni. Spero che quei due ci vedano, vadano leggeri con Ramati mentre sono via. Oh dei perché? Sono tornato a casa e ho trovato morta la mia bella Ramati e questa casa. Questa orrenda creatura insettiforme che saccheggiava la nostra casa. Sono riuscito a ucciderla. Credo che fosse un Daedra. Non ho mai visto nulla del genere. Oh dei, povera Ramati. Deve essere uscita dalla cantina. Andrò laggiù e mi chiuderò la porta alle spalle per essere sicuro che non possano scappare. Non so se ce la farò, ma devo salvare la mia famiglia. Habd. Povero Habd, mi sa che non è riuscito a farcela, suppongo, no? Oh, è un Caorus. Ho capito allora chi è il colpevole. Ehi, aspetta, che cos'è? Lucciola in vasetto? C'è scritto qualcosa là sopra. Ah, va bene. Chiave della cantina di Mani. Ok, va bene. Allora, il sangue conduce fin qui. Ho paura. Ho molta paura anche perché sento che in un certo senso ci sia qualcosa che fa rumore. Allora, prendiamoci un po' di roba. Ehi, vestito da Hammerfell. Ok. Lettera di Mani, vediamo.
Sudi, so che ti sei inventata quella storia sui rumori nel sotterraneo per convincermi a restare, ma io sto solo aspettando che nostro padre torni a casa in modo che tu e nostra madre siate al sicuro. Puoi sempre venirmi a trovare prima che faccia ritorno ad Hammerfell. Abbi cura di te, sorellina. Mani. Immagino che non sia andata proprio bene, eh? Come fanno ad avere un teschio di troll in casa, boh? C'è ancora un diario qua. Odio questo. Ah, questo è il diario di Mani. O di Sudi. Boh, mo leggiamo. Odio questo posto, perché ci siamo dovuti trasferire a Skyrim? Mi mancano le grandi città portuali. C'erano sempre cose da fare e persone da conoscere. Anche fare il mozzo su una delle navi delle quali navigavamo sarebbe meglio di questo. Mani dice che dovremmo scappare, ma non possiamo lasciare qui da soli nostra madre e nostro padre. Oh, che devo fare? Sono 2 mesi che siamo qui. Dalla punta del faro possiamo vedere tutto il panorama fino all'Accademia di Winterhold, ma nostro padre dice che la magia è per gli adoratori dei Daedra. L'unica cosa interessante che è successa ultimamente è che nostra madre a cena si è arrabbiata con noi accusandoci di rubare le cose dalla cantina. La scorsa notte ho sentito grattare là sotto, ma pensavo fosse nostro padre che puliva il pesce. Addirittura. Un paio di giorni fa ho sorpreso Mani in cantina che armeggiava tra botti e casse. All'inizio pensavo che fosse stato lui a provocare quei rumori per farmi uno scherzo, ma la scorsa notte li ho sentiti di nuovo e Mani era nel letto. Finalmente nostro padre ha detto che andrà in città a acquistare trappole e veneni nel caso si tratti di Skiver, ma io ho paura, a me non sembrano Skiver. Mani non vuole darmi ascolto, pensa che mi sia inventata la storia dei rumori e che sia io a rubare dalla cantina. Oh, perché è così stupido a volte? Non so perché continui ad andare là sotto, ma ho trovato la chiave della cantina che ha duplicato e l'ho nascosta nel cofanetto preferito di nostra madre. Non la troverà, i rumori diventano sempre più forti. Madonna, sono stati proprio attaccati questi, altro che... E mi sa che... Che cosa c'è qua? Borsa di monete, sangue immortale, vabbè. E mi sa che dovrò vedermela con loro. Poi... Abbiamo un po' di oro qua. E là. Idromele Hunting Brew. Va bene. Vestiti logori. Cioè vestiti logori, vestiti inutili. Diario di Ramati. Alla fine ci siamo riusciti. Abbiamo acquistato il faro. Pensavo che Abd stesse facendo solo promesse vane in tutti questi anni. Quale marito non vuole promettere le 2 lune alla moglie? Ma non pensavo che ci saremmo riusciti davvero. Ora se solo riuscissi a trovare dove abbiamo messo ogni cosa. Non riesco a trovare la mia pentola preferita e la cosa mi irrita. Sudi e Mani non sembrano contenti, ma sono ancora giovani e a quanto pare non capiscono che vogliamo solo trascorrere qualche altro anno con loro prima che ci lascino per vedere il mondo. So che pensano che il loro padre vivrà per sempre, ma io vedo gli anni accumularsi nei suoi occhi. Mi ha fatto promettere ancora una volta che quando morirà getterò le sue ossa nel fuoco del faro, così potrò osservare l'oceano per sempre. Oh, quei due a volte mi fanno dannare. Ero andata a ripescare alcuni ricordi delle navi mercantili sulle quali navigavamo, ma non riesco a trovarli. Sudi continua a ripetere che la notte sente dei rumori provenienti dal seminterrato e Mani ha detto che potrebbero essere Skiver. Sanno che io odio gli Skiver. Ora ho troppa paura per scendere là sotto. Sono felice di aver scartato la mia urna preferita e di averla messa al sicuro sulla mensola prima che quei due comincino a combinare guai. Se hanno messo uno Skiver nel seminterrato, giuro che... No, non hanno messo uno Skiver nel seminterrato, mi sa. Qui che altro abbiamo? La regina lupo. Vabbè. Robe un po' inutili, direi. Allora, e qui il Carus ha fatto irruzione durante un banchetto, probabilmente. Allora, io sento effettivamente graffiare. Porta di legno difficile, porta della cantina. Allora, io proverei a vedere cosa c'è qui prima. Ok. Allora, ok. Ah, ok, allora, di qua si va in cima al faro. E io preferisco avere un po' il culo parato, sinceramente. Allora.
Ah, ok, quindi di qua si esce, abbiamo capito questo. Mentre andando verso il basso, che cosa troviamo? Penso che abbiamo la chiave. Ok, ci saranno Chaorus e Falmer, sicuro. Anche perché vedo abbondanti pozze di sangue. Dunque. Oh, eccolo là. Allora, io direi evoco arco. Quanto sono brutti? Cioè, stava un mondo nella cantina di questa gente. Dov'è l'altro? Ole! Ecco fatto. Allora, qui che abbiamo una pozioncina. Poi. Vedo tantissimo sangue, ma non vedo il cadavere a cui apparteneva questo sangue, il che non è un bene. Il che non è un bene. Oh merda, perché faccio queste brutte figure con le cose più stupide? Cioè, riesco a scassinare quelle difficili, ma non quelle medie. Vi rendete conto? E mi manca poco per superare il livello. Tu che c'hai? Nulla. Che cos'è? Cappuccio a... prendiamolo, ne abbiamo solo un altro. A me piace un po' collezionare queste cose. Ok, proseguiamo. Asha Falmer, un'altra. Mi sa che i Falmer hanno condotto i Chaorus ad attaccare la famiglia, eh? Ok, eccoci qua. Allora, nel frattempo, ragazzi, mi sono ricordato che devo farvi vedere, siccome ho la corona di Eterio, sono andato a cercare un'altra delle statue e ho trovato la statua del Lord. La pietra del Lord si sovrappone, grazie alla corona di Eterio, a quella dell'amante e ci fornisce 50 punti di resistenza al danno e il 25% di resistenza alla magia. Perciò non è male perché ci dà un pochettino di difesa, in quanto noi siamo personaggi quasi completamente d'attacco, in difesa abbiamo poco e nulla, per non dire proprio nulla. E qui continuo a vedere tantissimo sangue. Ah. Vedo. Oh, ehi là. Perché? Perché si è infranto nel nulla? Allora, vediamo un po'. Oh, ehi là. Cos'è, una regina Falmer? Quel che è? È la donna Falmer? Gli ho fatto il terzo occhio. Oh, ehi, c'è una pozioncina. Va bene. Qui non c'è nessuno. Allora, ceppo folletto, va bene. Ok, bastone dei dardi di fuoco, bellissimo. Mi sa che è stato introdotto con i DLC questo look, diciamo, da Palmer. Prima non ce l'avevamo. Oh no, Mani. Oh, che brutta fine, Mani. Scommetto che era venuto a dare un'occhiata e si è trovato i fottutissimi Falmer. Ah, sapevo che non sarebbe finita bene questa spedizione. Qua non c'è nulla. O l'ho già depredato? Già mi sono dimenticato. Ah, va bene, dai, proseguiamo. La strada temo sia ancora lunga. Allora, qua che abbiamo? Fungo bianco. Mi sa che per l'alchimia ci serviranno, oltre ai funghi luminosi, i... Oddio. Sarei tentato
di andare lì vicino e accoltellarla, ma mi sa che il Caurus mi vede. Anzi, perché non provo a fare questo? Ok. E voilà. Allora, gemma dell'anima suprema, dai, buono. Questi che sono? No. Pensavo fossero tipo dei bauli, invece no. Il Karus si è mosso, mi sa. Ok. Qui che cosa ci hanno messo? Pozione di cura. Dente di spettro del ghiaccio. Sì, ci hanno messo un po' di ingredienti random, diciamo. Devo capire il perché. Oltre allo scudo Falmer, chitina. È un po' la loro armeria, se vogliamo. Ok. Caurus mietitore, addirittura. Vabbè, e dopo che ho scoperto questo, devo continuare di là, sicuramente. Trappole. Abbastanza ovvie, tra le altre cose. Qua è pieno di funghi luminosi, il che schifo non ci fa. Anche se li sto coltivando a casa, insieme al grano e ad altri ingredienti che ci serviranno per aumentare l'alchimia un giorno. Allora, ma io quasi quasi farei fare il lavoro sporco al signore dei Dremora ogni tanto, tanto per. Vai, signore dei Dremora. Si avvicina una sfida. Esatto. Vai e uccidi per me, signore dei Dremora. Guarda il guerriero Falmer lì come tenta invano di. Vediamo quanto toglie soprattutto. Pensavo peggio, sai? Pensavo peggio. No! Me l'ha ucciso! Guarda che è forte, eh! Altro che. E io ti ucciderò. Oh! Mamma mia! Senza pietà proprio. Questo ce l'abbiamo, mi sa, l'elmo. Gli stivali non abbiamo. Io nel dubbio mi prendo pure l'elmo. Sì, io in realtà mi volevo fare. Inizialmente. Pensavo che fosse molto più grande l'armeria, che avesse molti più. Come si chiamano? Manichini da poter adornare, invece è abbastanza piccolina. Volevo farmi i set di quasi tutti i tipi di armatura, però ho notato che ne abbiamo solamente 3 o 4 o 5 al massimo nell'armeria e gli altri sparsi in giro. E purtroppo non. Perché c'è questo silenzio? State aspettando me? Dite la verità. Bastardi. Bastardi senza gloria. Non vi darò la soddisfazione di avermi vivo. E in testa. Oh, più o meno. Va bene. Si stanno avvicinando. Forse sono su. Può essere? Sì, perché si sono allertati, ma non sono qua vicino. Oh no! No, Sudi! Cazzo, anche lei. Oh no, nota macchiata di sangue. Pagina scarabocchiata che. Non so da quanto tempo siamo qua giù. Nostro padre è venuto a cercarci, ma quelle creature hanno fatto prigioniero anche lui. Gli ho chiesto se aveva visto nostra madre o Mani, ma non sono nemmeno sicuro che mi abbia sentito. Uno di quei grossi insetti lo ha morso quando ha cercato di fuggire, ora è in preda alla febbre. Oh, e quest'altra? Hanno preso nostro padre. Potrebbero aver catturato anche altri. Ma il. Trascinati via, siamo. Ora siamo presi anche nostro padre. Mi pento per non aver dato ascolto a Mani. Non so dove la.
tenesse nascosto, ma credo di sapere perché mi ha lasciato questo pugnale. Ah, ok. Ah, ecco. C'è il pugnale in una mano. Se l'è conficcato. Si è suicidata praticamente. Può essere che il padre è arrivato. Il tempo di parlare con lei, le ha lasciato il pugnale ed è scappato via. Anche perché il padre fino ad ora è l'unico che non abbiamo trovato. C'era la madre al piano di sopra, il figlio Sudi che abbiamo trovato poco fa, adesso la figlia Mani è qui. Un po' da dischiver, ma che schifo. Perciò il padre può essere che si è salvato, oppure è semplicemente riuscito ad arrivare un po' più in fondo rispetto ai figli. Oh, bellissimo. Oppure è arrivato semplicemente un po' più in fondo rispetto ai figli. E questo non è da escludere, secondo me. Allora, proseguiamo. Ragazzi, si sta rivelando una quest molto carina questa. Si sta rivelando davvero interessante, così come mi è sembrata molto interessante la quest che abbiamo fatto a Windel con il macellaio. Non so se vi ricordate, pochissimo tempo fa. Allora, ecco dove tenete l'accampamento principale. Forse sto dicendo una grandissima cazzata. Salve, lei non ha visto nulla. Non usi la magia perché non le conviene. Allora, qui che cosa tenevi di bello? Qualche scudo... Lo scudo ci manca per il set. no, cazzo, ho preso l'ascia. Vabbè, chi se ne frega. E questa mi sa che ce l'abbiamo, sì. Corazza rinforzata Palmer. Cos'è? Spada. Va bene. Io sto cercando di capire se troviamo il padre da qualche parte qui, anche se dubito fortemente. Forse sarà verso la fine. Ok. Che? Ah, l'arco, giustamente. Qui non c'è nulla, mi sa. No. Qua c'è un... Oh, guerra fondaio Falmer. Veramente? Va bene. Ah, è quello che abbiamo shottato mentre eravamo qui. Qua. Di qua si continua. Si continua oppure no? No. Forse sì. No, quel Chaurus è vivo, perciò dobbiamo per forza andare di qua. E siamo sicuri di questa cosa? Penso proprio di sì, non abbiamo alternative. Va bene ragazzi, io quasi quasi terminerei qui questo gameplay, perciò ricordate di mettere mi piace, commentare e mettere nei preferiti se volete perché mi aiuta tanto, iscrivetevi se vi va e un ciao qui dal vostro Vale93Ba. Ciao!